La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. La notizia del tir spagnolo fermato sull'autostrada Torino-Savona, che trasportava circa 10 tonnellate di carne conservata e trasportata in modo illegale, destinata al mercato cuneese, evidenzia come non si deve abbassare la guardia per garantire la sicurezza alimentare, colpendo ogni forma di violazione delle norme. L'ennesimo caso di illegalità che riguarda il cibo, una vergogna che questo carico fosse destinato proprio ad un territorio come la provincia di Cuneo, che è la patria della carne, oltretutto della storica razza piemontese e dove sono presenti 2.124 allevamenti di bovini di razza piemontese, con oltre 156.000 capi allevati, afferma Roberto Moncalvo, delegato confederale di Coldiretti Cuneo. Il TIR trasportava insieme carne fresca e surgelata, ma quella fresca avrebbe dovuto viaggiare ad una temperatura di 2 gradi, mentre la seconda di meno 20. Un'irregolarità che mette in forte rischio la sicurezza alimentare. Ben vengano quindi i controlli delle forze dell'ordine, che anzi vanno rafforzati proprio a tutela della sicurezza alimentare dei consumatori. Scovare casi come questo significa fare chiarezza e sanzionare chi, pur di scegliere strade maggiormente economiche, come può essere il risparmio di un viaggio, mette a repentaglio la salute dei cittadini. È necessario tenere alta l'attenzione e vigilare per evitare tali episodi, che oltretutto rischiano di danneggiare chi opera nel rispetto delle regole. Invitiamo i macellai e la grande distribuzione del territorio a valorizzare le nostre produzioni, prediligendo la carne etichettata secondo i disciplinari previsti dai consorzi piemontesi, quali Coalvi, Asprocarne, Comprale e Coeco. Questo consente di avere una garanzia sulla qualità, salubrità e provenienza del prodotto. Scegliere di acquistare nelle aziende o nei mercati Campagna Amica, infine, vuol dire avere la certezza di portare in tavola prodotti freschi, genuini e tracciabili. Ancora di più, dopo simili fatti, dichiara Tino Arosio, direttore di Coldiretti Cuneo, si evidenzia come sia di straordinaria urgenza attuare in tutta Europa il processo di totale trasparenza dell'origine su tutti i prodotti e come sia necessario nel nostro paese rimuovere il segreto di Stato sulle importazioni di prodotti alimentari, come ha peraltro sentenziato la Suprema Corte di Cassazione, che ha accolto un ricorso promosso da Coldiretti per il settore lattiero-caseario. Se fosse rimosso questo segreto per tutti i comparti, oggi sapremmo da dove arriva questa carne e dove era diretto il carico sequestrato. I francesi di Lactalis hanno acquistato la nuova Castelli dopo che negli anni scorsi avevano già fatto incetta di marchi italiani come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cade Martori. La nuova Castelli è il principale esportatore di parmigiano reggiano, così la presenza francese in Italia si estende a prodotti nazionali a denominazione di origine DOP. Un'operazione lampo, molto probabilmente frutto della distrazione presente nel nostro paese a causa delle elezioni, ma che ora rischia di essere pagata dagli allevatori italiani, ai quali la Lactalis ha infatti appena comunicato di voler ridurre il prezzo del latte alla stalla, sottoscritto solo pochi mesi fa, in controtendenza rispetto all'andamento del mercato. Lo denuncia Roberto Moncalvo, delegato confederale di Coldiretti Cuneo. Un'assurdità pensare che un prodotto simbolo del Made in Italy possa diventare francese, dichiara Moncalvo. Dobbiamo vigilare attentamente su questa situazione, che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato, mettere a rischio la competitività del sistema produttivo nazionale e aprire le porte alla delocalizzazione. Per questo ora devono essere resi pubblici tutti i termini dell'accordo e pretese adeguate garanzie sulle produzioni, sulla tutela delle denominazioni delle imitazioni, sulla difesa dei posti di lavoro e sull'eventuale abuso di posizioni dominanti sul mercato lattiero-caseario. Alla luce di quanto avvenuto cresce anche la preoccupazione per le DOP piemontesi, che sono ben 10 e coprono da nord a sud della nostra regione, che potrebbero fare prima o poi la stessa fine. Per questo continuiamo a tenere alta l'attenzione e a difendere i marchi storici fondamentali per il nostro agroalimentare e per garantire ai consumatori prodotti veramente italiani, dei quali è possibile tracciare la provenienza ed avere la certezza di tutta la filiera produttiva. La tutela dei marchi storici è una necessità per l'agroalimentare nazionale, spiega Tino Arosio, direttore di Coldiretti Cuneo, dopo che oramai circa 3 su 4 sono già finiti in mani straniere e vengono spesso sfruttati per vendere prodotti che di italiano non hanno più nulla, dall'origine degli ingredienti allo stabilimento di produzione fino all'impiego della manodopera.
Sono quasi 50 anni che nell'ambito della Commissione europea la responsabilità del settore primario non viene assegnata all'Italia, che è il primo paese dell'Unione per valore aggiunto agricolo ma anche per qualità delle produzioni, e quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell'esprimere apprezzamento per l'idea di puntare sull'agricoltura nella scelta dei commissari europei. E dal 1972 con Carlos Carascia Mugnozza nella Commissione Mansholt che l'Italia non ha un proprio rappresentante all'agricoltura nell'ambito della Commissione europea, a conferma della disattenzione nei confronti del settore degli ultimi decenni, nonostante la grande rivoluzione che è avvenuta nelle campagne italiane, che sono diventate una realtà da primato a livello internazionale per sostenibilità economica ed ambientale, ma anche per la capacità di offrire lavoro alle nuove generazioni. L'agricoltura nazionale è la più green d'Europa, con 5.155 prodotti alimentari tradizionali censiti, 297 specialità DOP IGP riconosciute a livello comunitario e 415 vini DOC DOCG, ma è anche leader in Europa con quasi 60.000 aziende agricole biologiche e ha fatto la scelta di vietare le coltivazioni OGM e la carne agli ormoni, a tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare. La nostra agricoltura d'eccellenza merita la giusta attenzione a livello europeo, con un commissario italiano che occuperebbe un posto chiave nelle politiche comunitarie, sostengono Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Possiamo fare da apripista in Europa sulla trasparenza dell'informazione ai consumatori, estendendo a tutti i prodotti l'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli alimenti, motivo per cui stiamo portando avanti la petizione comunitaria It Original Unmask Your Food. Grazie proprio al pressing di Coldiretti, l'Italia è all'avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni sulle etichette degli alimenti, ma questo primato rischia di essere cancellato dall'entrata in vigore nell'aprile 2020 delle norme europee, fortemente ingannevoli per i consumatori. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.